Ieri non ho sentito le cose dette dal Premier, ho sentito soltanto quando si è avvicinato a me, Presidente, come sta? E infatti ho risposto, sono bene in salute e benvenuto qui. Ho appreso poi nel pomeriggio dai social della performance che era cominciata qualche metro prima, ma non avevo sentito sinceramente. Ho appreso dai social della raffinata eleganza con cui si era avvicinata al presidente della regione che era lì per accoglierla e darle il benvenuto. In ogni caso, ho visto che ci ha tenuto la Meloni a comunicare la sua nuova e vera identità e noi non possiamo che concordare, ovviamente. Detto questo, siamo qui per affrontare i problemi della sanità. Siamo qui per fare i conti con un sistema sanitario pubblico che è in ginocchio. Abbiamo una realtà nella quale rischiamo di chiudere i pronto soccorsi. Forse su questo sarebbe bene che il governo nazionale dedicasse un po' più di attenzione, così come sarebbe bene ovviamente dare risorse e serenità a mezzo milione di cittadini campani che vivono oggi nei campi flegrei, rispetto ai quali non c'è nulla, così come sarebbe bene ovviamente preoccuparsi del lavoro, visto che da un anno ormai abbiamo il blocco dei fondi di coesione per la regione Campania e per altre regioni del sud. Queste le grandi questioni, le performance organizzate a tavolino sono francamente fuori contesto. È fuori della realtà del nostro paese, ce ne potremmo risparmiare. Scusi, Presidente, in un'intervista pubblicata stamattina la Meloni ha detto adesso ci aspettiamo che la Regione faccia la sua parte. Sul Caivano parlava dei trasporti, dei collegamenti tra Napoli e Caivano. Lei, insomma, vuole raccogliere questo appello? L'onorevole Meloni è mal informata, ovviamente. Intanto è male informata sul fatto che l'unica istituzione che, non avendone competenza, ha realizzato un intervento sociale a Caivano è la Regione Campania, che ha realizzato e dato ad un'associazione di volontariato due campetti di calcio nel Parco Verde. Ieri abbiamo completato la conferenza di servizi per chiudere i porticati in altri quartieri popolari. Sono in corso i lavori per realizzare e si completano fra una settimana una centrale operativa territoriale a Caivano, sono in corso i lavori per un ospedale di comunità e per una casa di comunità, un grande programma di formazione per i giovani di Caivano. Da 5 anni teniamo aperte le scuole anche di Caivano di pomeriggio con il programma Scuola Viva. Abbiamo dato alle famiglie meno abbienti voucher per praticare l'attività sportiva fino ai 15 anni. E dunque credo che abbiamo fatto molto. Ovviamente Caivano è una piccola parte della realtà del paese, del Mezzogiorno d'Italia. Ma abbiamo un problema enorme che riguarda tutto il sud, che riguarda gli investimenti per creare lavoro. Anche rispetto all'intervento di ieri, che io giudico un intervento positivo, intendiamoci, un mezzo intervento che è stato fatto a Caivano. Devo ricordare che la Regione Campania, solo qualche anno fa, ha investito in 10 mesi senza il genio militare, senza il commissario, senza l'arma dei carabinieri, senza i poteri e le procedure straordinarie, 270 milioni per le universiadi, realizzando in 10 mesi con le procedure ordinarie almeno 70 impianti sportivi di grande livello. Quindi abbiamo una bella tradizione di efficienza nella nostra regione. E quindi ci aspettiamo semplicemente una prova di efficienza da parte del governo nazionale, perché lo ripeto, da un anno 6 miliardi di euro sono bloccati nella palude burocratica nazionale senza nessun motivo.
Certo, dopo quell'episodio di ieri, lei nei giorni scorsi si è sempre detto pronto ad una piena collaborazione con il governo sui campi flegrei. Si aspetta che, diciamo, continui poi invece un lavoro insieme sul campo flegrei? Mi aspetto che il governo nazionale faccia il suo dovere. Vi devo comunicare che in questo momento la nostra protezione civile, i vigili del fuoco, non ce la fanno più. Quindi credo che nella giornata di oggi chiederemo una mobilitazione straordinaria. Lo stato di mobilitazione è lo stato intermedio rispetto allo stato di emergenza. C'è bisogno di risorse? Non ci sono. Ancora oggi non c'è nulla. E c'è bisogno della collaborazione nazionale, perché le forze che abbiamo impegnato non ce la fanno più. Mi riferisco non solo ai tecnici, che devono fare i sopralluoghi su un migliaio di abitazioni, ma anche all'insieme delle forze impegnate alla protezione civile. Dunque, da parte nostra la collaborazione c'è sempre stata e ci sarà sempre. Ovviamente ci attendiamo risultati concreti. Questa descrizione del mondo, così come viene fuori dalle cose anche dette ieri, è una descrizione di un mondo che non esiste. Il mondo reale è fatto di famiglie che non arrivano a fine del mese, di investimenti che non partono, di fondi e miliardi bloccati da un anno, di una ZES unica meridionale che non ha mosso una foglia in sei mesi, dell'industria 5.0 per la quale non sono stati ancora approvati i decreti attuativi. È passato mezzo anno. Ma chi vuole che investa nei sei mesi che abbiamo davanti? Queste sono le grandi questioni concrete e sostanziali sulle quali si misura la possibilità di sviluppo e di ripresa del Sud. Il resto mi pare francamente tutta propaganda, assolutamente irreale. Presidente, ritornando ai campi flegrei, si sarebbe aspettato ieri un passaggio della Meloni a trovare una visita della Meloni agli sfollati, visto che il governo da quando c'è stato il terremoto non si è presentato. Ieri mi sarei aspettato innanzitutto una visita a Brescia. A Brescia, una data simbolo per il nostro paese, perché i campetti di Caivano si possono inaugurare in qualunque momento, quell'anniversario no. Quindi sarebbe stato doveroso innanzitutto andare a Brescia a rendere omaggio ai caduti, a riconfermare l'impegno contro il neofascismo che ha tormentato l'Italia per decenni, tanto per cominciare. Poi decida il suo programma il Presidente del Consiglio. Nei campi flegrei abbiamo problemi seri. E ripeto, non è la realizzazione di 5 campetti con un intervento a metà, perché bisogna ancora completare il teatro e l'anfiteatro. Quindi si è fatta una corsa, prendiamo atto, ci sarà un problema di gestione degli impianti che non mi è chiaro dopo le elezioni. Probabilmente sarebbe stato un bel gesto di sensibilità anche una visita ai campi flegrei, ma al di là dei gesti simbolici, mi interessa che ci siano risorse, mi interessa che i cittadini di Ischia, dei campi flegrei, abbiano lo stesso trattamento economico che hanno avuto i cittadini del centro Italia di fronte al terremoto, cosa che non è. Quindi dobbiamo sapere con quali risorse si fanno anche le manutenzioni straordinarie e la messa in sicurezza sismica degli edifici. Mi aspetto che ci siano risorse per metterci a lavorare. Poi, per il resto, avremo modo di valutare nelle prossime settimane, a conclusione di questa splendida, fantastica campagna elettorale. In ogni caso, io dedicherò i miei pensieri più approfonditi all'onorevole Meloni il venerdì prossimo. Sapete che ho un incontro televisivo, quindi faremo tutti gli approfondimenti. Partendo dall'oltraggio vero che non è stato colto dall'opinione pubblica in Italia, che è l'oltraggio commesso dalla Meloni contro 550 sindaci il 16 febbraio a Roma, che sono stati intimiditi, controllati all'uscita dell'autostrada a Roma sui pullman che erano diretti a Piazza Sant'Apostolo.
spintonati, bloccati a Via del Corso, offesi, oltraggiati dalla Meloni con un comunicato ufficiale. L'unico insulto che c'è stato nella vita politica di questo paese è quel comunicato della Meloni che offendeva 550 sindaci che erano a Roma per protestare contro il blocco delle risorse e che combattevano per aprire i cantieri e creare lavoro. Ma l'opinione pubblica del nostro paese è interessata più del cabaret, delle parole, dei fuori onda, delle scemenze che delle questioni sostanziali. Problema sostanziale è che allora è cominciata una deriva democratica nel nostro paese. Non si è mai visto un governo che oltraggia 550 sindaci, che chiude le porte dei ministeri, che se ne scappa e si rifiuta di ricevere anche una delegazione. Quello è l'insulto vero di cui non ha parlato nessuno e di cui io parlerò fra qualche giorno, ricostruendo tutte le vicende, se non altro per far maturare una coscienza democratica e per svegliare un paese che mi sembra un po' narcotizzato, che non ha capito ancora bene la deriva verso cui si avvia l'Italia, proprio dal punto di vista della vita civile, democratica, del rispetto delle regole. Poi avrò il piacere di ripubblicare quell'appunto di Silvio Berlusconi, dedicato all'onorevole Meloni, che mi pare una sintesi molto appropriata, diciamo. Presidente, ha citato Ischia, lei pensa che il governo si sia un po' dimenticato dell'isola dopo i tanti annunci che erano stati fatti nei mesi successivi all'alluvione? Non un po', completamente. Quando ho detto che noi abbiamo chiesto l'erogazione di un bonus, ci è stato detto di no. Non si capisce per quale motivo un cittadino del centro Italia che ha vissuto la tragedia del terremoto debba avere un aiuto da parte dello Stato, un cittadino che ha vissuto l'alluvione di Ischia non debba avere un accidente di niente, non va bene. Allora, noi siamo per l'affermazione dell'uguale diritti dei cittadini a vivere in questo paese. Questo vale per l'autonomia differenziata, vale per la sanità, vale per i grandi servizi di civiltà rispetto ai quali vi sono due Italie. C'è un'Italia che riceve dallo Stato l'attenzione necessaria, c'è un'altra Italia che è totalmente ignorata e perfino tradita da questo governo, per la verità anche dai governi precedenti, ma questo ci sta mettendo tutto l'impegno per tradire il Sud. Grazie.